3 e mezzo e il filato, andiamo ad avviare 19 catenelle. Abbiamo le nostre 19 catenelle, andiamo a lavorare la prima riga, inseriamo l'uncinetto, lavoriamo una maglia bassa, inseriamo di nuovo e lavoriamo una maglia bassa, quindi abbiamo fatto l'aumento qui, andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, andiamo a lavorare 2 maglie basse in questo punto e così abbiamo fatto l'aumento. Una catenella e giriamo il lavoro. Di nuovo andiamo ad aumentare nella prima maglia, quindi primo punto, entriamo qui e lavoriamo 2 maglie basse. Entriamo qui, lavoriamo una maglia bassa in ogni punto fino alla fine della riga. Continuiamo così fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della seconda riga, andiamo ad aumentare qui nell'ultimo punto, quindi lavoriamo 2 maglie basse. Una catenella e giriamo il lavoro. Terza riga, andiamo a aumentare nel primo punto, lavoriamo 2 maglie basse. Da questo momento in poi dobbiamo andare a lavorare punto canestro a riga. Quindi abbiamo lavorato le 2 maglie basse, andiamo sotto qui e lavoriamo una maglia bassa. Qui una maglia bassa normale, una maglia bassa prendendo dalla riga precedente, quindi continuiamo così fino alla fine della riga, alternando le maglie basse normale e la maglia bassa prendendola sotto. Quindi vi faccio vedere di nuovo, abbiamo lavorato una maglia bassa qui, andiamo sotto qui nella riga precedente e lavoriamo una maglia bassa, quindi continuiamo così fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, abbiamo qui l'ultimo punto e corrisponde di lavorare 2 maglie basse sotto, quindi entriamo qui e lavoriamo 2 maglie basse. Di nuovo una catenella e giriamo il lavoro. Quarta riga, lavoriamo 2 maglie basse in questo primo punto, entriamo qui, lavoriamo una maglia bassa, quindi dobbiamo alternare questo punto dove abbiamo lavorato maglia bassa normale, dobbiamo andare a lavorare maglia bassa sotto in questo qui, scendiamo qui, entriamo e lavoriamo una maglia bassa, qui dove abbiamo maglia bassa lavorato sotto, lavoriamo una maglia bassa normale, quindi andiamo a ripetere questa sequenza fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della quarta riga, andiamo a lavorare 2 maglie basse in questo punto. Quindi adesso dobbiamo andare a ripetere la sequenza del punto canestro, aumentando sempre all'inizio e alla fine
fino ad arrivare all'undicesima riga, quindi siamo qui alla quarta riga. Io andrò a lavorare la quinta, la sesta, la settima, fino ad arrivare all'undicesima riga e poi continueremo fino all'undicesima riga. Dovete aumentare sia all'inizio e alla fine. Ho terminato di lavorare dalla prima riga fino all'undicesima riga. Adesso dobbiamo lavorare da dodicesima riga fino a trentaduesima riga normale senza aumentare. Quindi questo è l'ultimo punto dell'undicesima riga, una catenella e giriamo il lavoro. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Entriamo sotto e lavoriamo una maglia bassa. Quindi andiamo ad alternare punto basso lavorando normale, lavorando un po' sotto fino ad arrivare a 32esima riga. Questo è 12esima riga, quindi continuiamo così fino alla fine della riga alternando questo punto. Quindi continuiamo così fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, lavoriamo una maglia bassa, una catenella e giriamo il lavoro. Tredicesima riga, andare a lavorare seguendo il punto canestro come si presenta fino ad avere 32esima riga. Ho terminato di lavorare dalla prima riga fino a 32esima riga. Arrivando a questo punto, dobbiamo andare a lavorare 33esima riga, una catenella e giriamo il lavoro. Dobbiamo fare la diminuzione qui. Entriamo nel primo punto, prendiamo il filo senza chiudere. Entriamo nel secondo punto, prendiamo il filo senza chiudere, chiudiamo tutte e due assieme, tutte e tre assieme e andiamo a lavorare una maglia bassa seguendo la sequenza del punto canestro. Rientriamo qui, entriamo, facciamo una maglia bassa, una maglia bassa normale, una maglia bassa sotto, una maglia bassa normale, una maglia bassa sotto, una maglia bassa normale, una maglia bassa sotto. Quindi dobbiamo andare a continuare a ripetere la sequenza del punto canestro fino ad arrivare qui alla fine della riga, dove andremo a diminuire di nuovo. Arrivando alla fine della riga, entriamo qui, prendiamo il filo, entriamo nell'ultimo, prendiamo il filo e chiudiamo tutte e tre assieme una catenella e giriamo il lavoro. Dobbiamo andare a lavorare normale senza diminuzione nella 34esima riga. Quindi entriamo e lavoriamo una maglia bassa, una maglia bassa normale, una maglia bassa sotto, una maglia bassa normale, una maglia bassa sotto, una maglia bassa normale, una maglia bassa sotto. Continuiamo così fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, lavoriamo una maglia bassa, una catenella e giriamo il lavoro. 35esima riga, dobbiamo andare a diminuire di nuovo, quindi entriamo qui, prendiamo il filo, entriamo qui, prendiamo il filo e chiudiamo tutte e tre assieme. Entriamo qui sotto, lavoriamo una maglia bassa, entriamo qui, lavoriamo una maglia bassa normale,
entriamo qui sotto e lavoriamo una maglia bassa. Qui lavoriamo una maglia bassa normale, entriamo qui nel punto sottostante, lavoriamo una maglia bassa, entriamo qui una maglia bassa. Quindi continuiamo a ripetere il punto canestro fino alla fine della riga, dove andremo di nuovo a diminuire. Arrivando alla fine della riga, entriamo qui, prendiamo il filo, entriamo in questo punto, prendiamo filo e sono tre asole e chiudiamo tutte e tre assieme una catenella e giriamo il lavoro. 36esima riga, andiamo a lavorare la riga secondo come si presenta il punto, senza diminuire. Quindi entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa, entriamo nel punto qui sotto e lavoriamo una maglia bassa, entriamo qui, lavoriamo una bassa normale, scendiamo, entriamo nel punto sottostante e lavoriamo una maglia bassa, entriamo qui, lavoriamo una maglia bassa normale, entriamo in questo punto sottostante e lavoriamo una maglia bassa, una maglia bassa normale, una maglia bassa sottostante. Quindi continuiamo così fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa, una catenella e giriamo il lavoro. Da 37esima riga fino a 44esima riga dobbiamo andare a lavorare normale senza diminuzione. Quindi continuiamo a lavorare la sequenza da adesso, da 37esima fino a 44esima. Poi faremo il perimetro del nostro pannello. Ho terminato di lavorare la 44esima riga e il nostro pannello si presenta così. Adesso andiamo a lavorare il perimetro senza tagliare il filo. Riprendiamo di qua, facciamo una catenella e andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto, prendendo sempre una sola. Dobbiamo prendere sempre una sola quando lavoriamo il perimetro. Quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare a questo angolo qui. Quindi dobbiamo lavorare una maglia bassa in ogni punto, tutto intorno, fino ad arrivare a questo. Ho lavorato fino a questo punto, non devo andare a continuare così. Una catenella e giro il lavoro, vado a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Una maglia bassa in ogni punto disponibile, tutto intorno, fino ad arrivare a questo punto. Arrivando alla fine del giro, lavoriamo una maglia bassa qui, una catenella e giriamo il lavoro. E questo è il terzo giro, è l'ultimo giro del nostro pannello. Dobbiamo andare a ripetere il punto canestro qui. Quindi io lavoro una maglia bassa così, in questo scendo giù nella riga sottostante, lavoro una maglia bassa, quindi una maglia bassa normale, una maglia bassa sottostante, una maglia bassa normale, una maglia bassa sottostante, una maglia bassa normale e una maglia bassa sottostante, una maglia bassa normale
e una maglia bassa sottostante. Quindi allora dobbiamo andare a ripetere questo punto canestro fino ad arrivare qui. Arrivando qui non dobbiamo girare, dobbiamo continuare con delle maglie basse per chiudere il lavoro a questo punto. Ho lavorato intorno fino ad arrivare a questo punto. Arrivando a questo punto lavoriamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa, e andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Fino ad arrivare a questo punto. Ho terminato di lavorare questo lato lavorando una maglia bassa in ogni punto. Arrivando a questo punto dobbiamo fare una catenella, un'altra maglia bassa qui, tagliare il filo, andiamo a chiudere qui in questo punto facendo l'assola di chiusura. Ecco, vedete, chiudiamo qui e andiamo a bloccarlo di dietro, e così il nostro pannello è pronto. Dobbiamo realizzare un altro uguale a questo. Vi faccio vedere la forma che avrà la nostra borsa. Vedete, questi ultimi tre giri che abbiamo fatto da questo lato serviranno come laterale per la nostra borsa. Vedete che forma che ha. Adesso vi faccio vedere dove ho realizzato con il colore un po' scuro. Ho terminato di lavorare i due pannelli. Andiamo a ritagliare il feltro per poter cucirli qui all'interno dei pannelli. Quindi ho tagliato due pezzi di feltro seguendo la forma e l'altezza e la larghezza del pannello. Adesso prendiamo l'ago, prendiamo il filo, vado a cucire intorno al pannello così. Prendiamo un po' di filo dal pannello e prendiamo il feltro e andiamo a fissarlo in questo modo. Continuiamo così per tutto il perimetro. Ho terminato di cucire il feltro ai pannelli. Adesso prendiamo i nostri pannelli e andiamo a posizionarlo in questo modo. Con i marcapunti andiamo ad assemblare la borsa per tenerla fermi. Continuiamo così fino ad arrivare a questo punto. Ho terminato di fissare il perimetro della nostra borsa. Prendiamo l'ago da lana e il filo e andiamo a cucire i pannelli così. E andiamo a prendere tutte e due assole da questo pannello e inseriamo a questo pannello così, prendendo sempre tutte e due, e andiamo a cucire in questo modo.
continuiamo a cucire in questo modo fino ad arrivare alla fine del perimetro. Ho terminato di cucire la borsa, vedete? E questo formerà il laterale, la base e l'altro lato del laterale. Adesso, se volete foderare la borsa, perché già c'è il feltro dentro, si può lasciare come la fodera per chi non vuole fare un'altra fodera. Se non arrivate a questo punto, prendete la stoffa che volete utilizzare. Io ho fatto questo, ho preso la stoffa, ho piegato in due, ho preso la borsa, ho poggiato sopra, ho tracciato tutto intorno, ho lasciato questo 1,5 cm per la cucitura tutto intorno, quindi è così semplice per fare, perché poi andremo a svoltare il bordo e poi inserirlo dentro in questo modo e cucire con l'ago e filo. Prima di cucire la fodera andrò a cucire il manico, che è questo pezzo che potete trovare da meceriamary.it. Quindi prendiamo il nostro manico, andiamo ad inserirlo in questo modo. Posizioniamo bene. Dobbiamo fare in modo che il bordo della borsa arriva qui dove c'è il manico. E così possiamo avere la misura giusta. Dopo aver sistemato questo, dobbiamo andare a cucire questo pannello alla borsa. Quindi di nuovo prendiamo l'ago da lana, prendiamo il filo e andiamo a iniziare da qui, dal laterale qui. Quindi passiamo il filo di sotto, vedete, prendiamo sia questo e il lavoro e andiamo a passare in questo modo. Quindi nel frattempo che cuciamo sia la borsa e il pannello del manico. Passiamo in questo modo. Quindi continuiamo così. Ho terminato di cucire il manico, questo pannello assieme con il manico. Adesso prendiamo la nostra fodera e andiamo ad inserirlo dentro. Teniamo bene. Ho terminato di sistemare la fodera. Adesso andiamo ad inserire il bottone magnetico qui al centro della fodera. Prendiamo forbice e andiamo a fare il buco qui. Per inserire dobbiamo
prendere questo qui, inseriamo. Inseriamo questo e facciamo uscire da dietro. Prima di inserire questo qui, dobbiamo andare a mettere un po' di pelle per dare sostegno alla chiusura. Prendiamo questo e andiamo a bloccarlo qui dietro. Ho terminato di inserire il bottone magnetico, adesso andiamo a cucire la fodera, la borsa, con l'ago e il filo dello stesso colore della stoffa. Andiamo a cucire adesso la fodera alla borsa utilizzando l'ago e il colore uguale della nostra fodera. Ho terminato di fissare il bottone magnetico, andiamo a cucire la fodera alla borsa, prendiamo l'ago, prendiamo il filo e andiamo a cucire in questo modo. Posizioniamo bene qui, inseriamo l'ago sotto e prendiamo la fodera e passiamo in questo modo. Di cucire il manico, questo pannello assieme con il manico. Adesso prendiamo la nostra fodera e andiamo ad inserirlo dentro. Sistemiamo bene. Ho terminato di sistemare la fodera, adesso andiamo ad inserire il bottone magnetico qui al centro della fodera. Prendiamo forbice e andiamo a fare il buco qui. Per inserire dobbiamo prendere questo qui, inseriamo questo e facciamo uscire da dietro. Prima di inserire questo qui, dobbiamo andare a mettere un po' di pelle per dare sostegno alla chiusura. Prendiamo questo e andiamo a bloccarlo qui dietro. Ho terminato di inserire il bottone magnetico, adesso andiamo a cucire la fodera, la borsa, con l'ago e il filo dello stesso colore della stoffa. Andiamo a cucire adesso la fodera alla borsa utilizzando l'ago e il colore uguale della nostra fodera. Ho terminato di fissare il bottone magnetico, andiamo a cucire la fodera alla borsa, prendiamo l'ago, prendiamo il filo e andiamo a cucire in questo modo. Posizioniamo bene qui, inseriamo
pago sotto e prendiamo la fodera e passiamo in questo modo. Ecco, la nostra borsa è pronta. Spero che vi sia di spunto. Grazie per aver guardato il video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!